grande passaggio per Martini che ricarica fuori per un suo compagno questo campo, perché Brindisi è sotto per 9-3, 6 punti da recuperare, mancano ancora 6 minuti al termine nella giornata di ieri. Guido pensa per un attimo alla tripla, poi si va in posto sul tuo canestro da Marini, semigancio vincente per quanto riguarda Reggio Emilia, prova a uscire dai blocchi in doppia uscita Morini, Ruggeri non lo serve, ma è una buona idea! Civales in punta, bellissimo lo scambio a due, offensivo 4 di valutazione ma meno 10 di plus minus, Fragonara si arresta in volo, su quanto si giochi sotto canestro il match, qua intanto parte. Fare il blocco di Payet, poi c'è una sorta. Ruggeri si stacca, poi si torna indietro da Parente che pensa a cosa fare, step back da tre, alla fine subisce fallo! Nei due angoli, a destra e a sinistra, a uomo invece Reggio Emilia con Marini che supera della prima squadra. Bellissimo il passaggio di Fragonara, ancora Fragonara per Martini, buonissimo lo scarico fuori, libera carta sulla rimessa totalmente dimenticato nelle mani di Parente, si gira per Berni, si cerca sul canestro con una schiacciata a terra Fayet, ci pensa Mohamed Fayet del quarto quarto ed è la fine di questo quarto quarto, prova a penetrare Guido Esiposo sugli spalti, poi ancora Soliani prova a penetrare, stoppatone, consegna a Martini e poi in seguito a Fragonara, poi si è zittito e si è accusato del fallo, bellissimo il gesto da parte di un grande, si un fallo poco dopo aver protestato, Fragonara dopo il canestro di prima prova a essere decisivo, poi nell'angolo per Vitucci, secondi adesso da giocare, non ho neanche più voce. Parente, è allo scadere la partita, nonostante non conti nulla, c'è lo scippo, attenzione a centrocampo da parte di Guido, due punti ed è più tre per Brindisi, deve trovare una tripla, Reggio Emilia la spara, Sogliani non arriva, è finito il match, più tre per Brindisi.